solito mi viene attribuito il ruolo di agente provocatore, come lo attribuisco io da solo. Siamo in una presentazione del libro, molto bello, devo dire, ma vorrei muovere un rilievo critico, non a fini negativi, ma a fini propositivi e di, secondo me, necessario e doveroso approfondimento. Nel volume ho trovato un richiamo alla teoria della interpretazione decostruzionista, che è quella di Jack Derrida. E quindi noi non si possa occupare di Jack Derrida, perché non è che uno che scriva libri in cucina per cui c'è dei giorni tutti i giorni. La teoria decostruzionista sostiene, al contrario delle teorie di Umberto Eco, che io condivido come semiologo, che noi non abbiamo niente da interpretare, perché l'interpretazione è impossibile, perché il testo non corrisponde al senso del testo. A questo punto il problema che mi sono posto è che finché lo sostengo io, che l'interpretazione non ha alcun significato, vabbè, rimarrà in un articolo, in un libro, finisce lì. Il problema che mi si pone nel momento in cui è un magistrato che mi dice che l'interpretazione è impossibile, il che apre uno spiraglio sulla possibilità che il magistrato, da interprete della legge, lo sentivamo prima, la luce della Roma, diventi il creatore del diritto. E allora domanda all'autore, nel momento in cui parliamo di interpretazione, in cui parliamo di interpretazione del giudice, di responsabilità del giudice, non dovremmo forse porci il problema? Grazie Peppino. Il problema, se esistano dei limiti all'interpretazione giurisprudenziale, superati i quali il giudice deborda dalle sue funzioni, non dico dalle sue competenze, ma dalle sue funzioni, e probabilmente finisce con l'invadere territori altrui. Conoscete tutti quanti il caso Eluana Englaro e il caso Welby, due casi nei quali non esisteva una normativa, nei quali la Cassazione si è inventata una regola del diritto che non esisteva e guarda caso li ha decisi uno nel senso opposto dell'altro. Staccate la spina alla Englaro, lasciate Welby attaccato alla spina. Allora possiamo in un sistema come il nostro consentire che ciò avvenga? O questo è un fattore che ci spinge verso il caos, la cosiddetta coproduzione normativa da parte dei giudici, piuttosto che portarci verso un ordine del sistema? Grazie. Complimenti comunque per il volume.